Direttiva trasparenza nei rapporti di lavoro. Ora, questa è, diciamo, una novità senz'altro importante che andrà a impattare molto le lettere d'assunzione, ma anche le informative che devo dare al dipendente. In teoria dovrebbe entrare in vigore al 1° di agosto, perché è stata recepita dal Consiglio dei Ministri, la direttiva europea 1152 del 2019 è stata recepita dal Consiglio dei Ministri il 22 di giugno, questo del 2022, e quindi dovrebbe entrare in vigore ad agosto, però non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Quindi quello che vi sto dicendo adesso, le cose, le informazioni che insomma andrò a darvi nelle prossime slide, ovviamente sono su un qualcosa che è stato recepito, ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi potrebbe essere cambiato qualcosa. Però vediamo cosa potrebbe cambiare, perché possono cambiare parecchie cose. Allora, che ci vanno a complicare la vita, aggiungo, a noi consulenti e a voi datori di lavoro. Allora, dicevamo, il 22 giugno il Consiglio dei Ministri ha recepito la direttiva trasparenza 1152 del 2019, e questo cosa comporta? Comporta che mentre attualmente noi facciamo le lettere d'assunzione dando alcune informazioni, come ad esempio la tipologia contrattuale, il nome del datore di lavoro, la sede, la data d'inizio e fine del rapporto, il periodo di prova, l'inquadramento, la retribuzione, e si fanno di solito dei rimandi al CCNL applicato, tanti rimandi, perché il CCNL di solito 200-300 pagine, no? Mentre adesso un sacco di informazioni io dovrò darle, se non contestualmente all'assunzione, entro 30 giorni dall'assunzione, però devo dare informazioni che prima non ero su, per cui prima potevo rimandare al contratto collettivo, ad esempio. Adesso vediamo tutto nel dettaglio, però ad esempio io dovrò indicare la durata delle ferie e degli altri congedi, la condizione relativa allo straordinario, quindi a livello sia normativo che economico, il nome degli enti previdenziali ed assicurativi, senza che far riferimento al CCNL applicato. Quindi la prima domanda che a me verrebbe, essendo che non c'è ancora un testo definitivo, però il mio primo dubbio è: ok, ma se io ho un lavoratore part-time, posso dire, sono ad esempio 173 ore di ferie all'anno da riproporzionale, eventualmente se è un part-time, o devo dargli le riproporzionate, ad esempio. Quindi, insomma, ci saranno da chiarire veramente tante cose e la vita ci si complica, di sicuro. Queste sono le informazioni, vi ho fatto una sintesi delle informazioni aggiuntive rispetto a quelle che diamo già oggi. Quindi non è che quelle che diamo oggi non dovranno essere date, al contrario, devono essere date, devono essere integrate da queste informazioni, che sono, appunto, dicevamo, ferie e congedi. Dovrò dare puntualmente l'indicazione delle ferie e anche dei congedi retribuiti cui diritto il lavoratore. Quindi non sono solo i ROL, quindi permessi e permessi ex festività, ma mi viene da dire anche, ad esempio, i congedi parentali, i congedi, non lo so, io ho il permesso di lutto, ad esempio. Dovrà essere chiarito tutto, però insomma, potrebbe essere che consegniamo poi delle lettere d'assunzione abbastanza corpose, diciamo. Luogo di lavoro, nel luogo di lavoro dovrò indicare, oltre alle solite cose, quindi luogo, sede, cantieri di lavoro, dovrò indicare anche se il lavoratore ha la possibilità di determinare liberamente il proprio luogo di lavoro e quindi di fare smart working. Per quanto riguarda invece i termini di preavviso, dovrò indicarli anche in questo caso nella lettera d'assunzione. Dovrò dare indicazioni relativamente alla formazione obbligatoria, se il contratto lo prevede. Dovrò indicare le parti sindacali che hanno sottoscritto il CCNL, e dovrò indicare anche gli istituti previdenziali assicurativi a cui il datore di lavoro deve versare contributi o comunque a cui deve assicurare il lavoratore. Quindi parliamo ad esempio del Fondo Est, parliamo del Sanarti, parliamo del Metasalute, parliamo ovviamente dell'INPS, però parliamo anche del QAS, del Quadrifor, di tutti gli enti a cui si versa solitamente. E alcune informazioni, come dicevamo, devono essere date entro 30 giorni dall'assunzione, vi ho messo nella colonnina a fianco, mentre alcune contestualmente all'assunzione. Ora, le nuove regole devono essere applicate sostanzialmente a
tutti, quindi lavoratori subordinati, indipendentemente dal tipo di contratto, i contratti di prestazione occasionali, anche il rapporto di lavoro domestico somministrato, sono esclusi proprio quasi solo i lavoratori autonomi, ma quelle proprio le prestazioni intellettuali o d'opera. E l'obbligo riguarderà le nuove assunzioni dall'entrata in vigore ovviamente della norma, ma anche sostanzialmente i lavoratori in forza nel momento in cui il lavoratore lo chiede, nel senso che se ipotizziamo che questa normativa entra in vigore il primo di agosto, io potenzialmente tutti i lavoratori che ho in forza il primo di agosto potrebbero richiedermi queste informazioni aggiuntive. Io ho 30 giorni di tempo per dargliele, però potenzialmente potrebbe succedere. Attenzione, perché informativa aggiuntiva non riguarda solo tutto quello che abbiamo detto, ma riguardano anche i sistemi di monitoraggio automatizzati. Questa è una novità, vale a dire che se io in azienda ho dei sistemi di monitoraggio automatizzati, quindi ho dove sostanzialmente dei software con degli algoritmi che misurano, appunto, dove ci sono dei sistemi di monitoraggio, da cui posso prendere delle informazioni come datore di lavoro, informazioni che mi possono aiutare, ad esempio, a conferire degli incarichi, piuttosto che a gestire i lavoratori, piuttosto che informazioni relative all'assunzione, alla cessazione del lavoratore o assegnare o meno compiti al lavoratore. In questo caso devo informare il lavoratore relativamente a questi sistemi di monitoraggio autorizzati. Chiaramente devono uscire ancora dei chiarimenti su questa cosa, perché anche in questo caso mi viene da dire che praticamente quasi tutte le aziende hanno dei sistemi di monitoraggio automatizzati, basta anche solo, secondo me, i software gestionali che comunque in qualche modo da cui il datore di lavoro può sostanzialmente evincere la performance del lavoratore. Aspettiamo e vediamo. Ovviamente resta fermo tutto ciò che è l'obbligo legato allo statuto dei lavoratori, quindi il controllo a distanza, quello rimane fermo lì. Le informazioni che devo dare in più rispetto a questi sistemi di monitoraggio automatizzati, quali sono? Sono gli scopi e le finalità di questo sistema automatizzato, la logica del funzionamento, e le misure di controllo adottate per queste decisioni automatizzate. Vediamo cosa esce fuori, però ad oggi queste sono le regole. Attenzione che se io datore di lavoro non rispetto la normativa trasparenza, quella che sarà la normativa trasparenza, ci sono delle sanzioni molto importanti, come vedete, per non aver informato correttamente i lavoratori.